Come promesso all'inizio della videolezione, in quest'ultima parte volevo proporvi alcune risorse disponibili online. Attraverso queste risorse noi possiamo scaricare ebook, musica, immagini completamente gratuite e di libero utilizzo. Di libero utilizzo perché magari è caduto il diritto d'autore, oppure perché già fin dalla sua prima pubblicazione sono resi disponibili dagli stessi autori e quindi si parla di che sono liberi dal DRM. La prima risorsa che volevo proporvi è risorsa storica online è il progetto Gutenberg, progetto che nasce addirittura nel 1971. È una risorsa internazionale sulla quale possiamo trovare libri e musica e molte altre cose completamente gratuiti e in diverse lingue, tra cui anche l'italiano. Basta semplicemente fare una ricerca e andare a trovare il libro che più ci interessa. Possiamo ricercare per categorie, per lingue, per autore. Naturalmente, attraverso questa risorsa possiamo trovare dei capolavori della letteratura. Una seconda risorsa, invece, che volevo proporvi è Liber Liber. Liber Liber in realtà è un'associazione senza scopo di lucro, associazione italiana, che nasce nel 1994 ufficialmente, ma è operativa dal 1993. Liber Liber ha attivato diversi progetti che riesce a veicolare tramite questo suo portale. Si occupa di libri, si occupa di musica, si occupa di audiolibri, di video, di molte risorse. Anche qui possiamo ricercare il nostro libro o il nostro materiale sempre tramite per titolo o per autore o per categoria. Ed è possibile scaricarli e utilizzarli gratuitamente nelle nostre biblioteche. Quindi abbiamo moltissimo, moltissimo materiale da poter utilizzare nella didattica quotidiana. Materiale che possiamo utilizzare, come vedete, c'è addirittura un progetto dedicato alla scuola che si chiama Liber Scuola. Una risorsa invece molto più recente, ma che è molto affascinante, è OpenLOL. OpenLOL è un'estensione di Media Library Online dove vengono raccolti tutti i materiali di libero utilizzo disponibili in rete. Perché è affascinante? Perché pur rifacendosi ad esempio alcune risorse a Liber Liber, abbiamo già una enorme catalogazione perché per creare OpenLOL si sono utilizzate diverse banche dati, diverse risorse online riunite tutte sotto OpenLOL e quindi catalogate e anche molto molto semplice da utilizzare. E vediamo ad esempio alcune delle categorie: abbiamo app, audio, audiolibri, banche dati, e-learning, ebook, immagini, manoscritti e così via. Non dimentichiamoci però che ci sono anche dei libri che vengono già dall'inizio, in fase di pubblicazione, lasciati di libero utilizzo. Per questo vi invito a volte di prendere visione anche di quelle che sono normalmente quei siti che vendono libri, perché di solito hanno delle pagine dedicate a ebook gratis. Un sito che vi propongo, destinato proprio agli ebook è www.bookrepublic.it. Ha una sezione dedicata agli ebook gratis, ebook che vengono fin dalla sua
dalla sua distribuzione resi disponibili privi di DRM, quindi senza protezione DRM e quindi di libero utilizzo. Possiamo trovare capolavori della letteratura, come possiamo anche trovare dei libri di nuovi. Chiaramente abbiamo di tutto e di più, starà a noi cercare quelli che sono effettivamente gli ebook che ci potrebbero essere utili per la nostra biblioteca, da condividere chiaramente anche in base all'età con i nostri studenti. Bene, con questa piccola carrellata di risorse libere online abbiamo concluso la nostra video lezione e vi ringrazio per l'attenzione.